In data 27 marzo, presso il Palaunimo, si è disputata la partita di volley maschile, Cusmolise contro Cusaquila, per i preliminari delle qualificazioni per i campionati nazionali universitari che si terranno quest'anno a Messina. Il match, della durata di ben 5 set, ha visto prevalere per i primi due la compagine molisana, seguiti dal terzo e quarto set vinto dal Cusaquila, che si è aggiudicata anche il rush finale imponendosi con il punteggio di 15-12. Prima sconfitta in casa, ma che non incide in maniera pesante su una possibile qualificazione. Cosa pensi di questo risultato? Quest'anno il gruppo è tutto quanto nuovo, in quanto abbiamo cambiato tre sessi della squadra titolare dello scorso anno. Sono quasi tutti ragazzi del 92, molto giovani. Il 3-2 oggi ci poteva stare, si poteva vincere 3-0 e si poteva perdere 3-2 o 3-1, perché comunque l'Aquila è una squadra che stanno tre elementi di Serie B. A noi il massimo livello comunque è una Serie C regionale, quindi va bene così, tanto comunque poi tocca a chi di battere. Ok. Parlando appunto del Cuschieti, li avete già affrontati in passato? Non l'abbiamo mai affrontati perché sono sempre capitati in un altro girone. Chiedi è una bella squadra, sono arrivati l'anno scorso secondi alle fasi finali, hanno un gruppo di base di Pescara. Qual è stato il miglior piazzamento del volley maschile ai campionati nazionali universitari? Praticamente la maschile purtroppo non si è mai qualificata alle fasi finali, a differenza della femminile, che siamo qualificati per 3 anni di fila. Maschile, il maggior risultato che abbiamo raggiunto è stata Beach Volley con Galanti e Santucci e Clamoroso e Santucci negli anni passati, che hanno comunque vinto una medaglia d'oro, una d'argento e una di bronzo. Quindi comunque gli altri anni nel beach siamo forti. Purtroppo la pallavolo maschile è limitata comunque al torneo regionale, il bacino dove andiamo a pescare. Loro comunque l'Aquila, Chieti sono comunque le università più grandi che fanno comunque tornei anche di Serie B2 e B1, quindi per loro è più semplice trovare giocatori insomma, di categoria superiore.